We are coming, noi stiamo arrivando, SOS Turismo Dentale. Ciao ragazzi, di nuovo noi e di nuovo qui a Linate, perché siamo venuti a incontrare un altro gruppo e stiamo aspettando perché oggi andiamo poco più tardi del solito, ma ho già incontrato bellissima gente che tra l'altro conoscevo e tra l'altro che volevo vedere. La Rosy è un nostro paziente che è molto ma molto attivo sul nostro gruppo, lei ci guarda sempre, sicuramente non hai mai perso un video, vero? Mai, a volte mio marito mi dice: puoi abbassare un pochino oppure ti metti gli auricolari? Perché sto guardando il film e io mi sto guardando i video. Allora, stiamo facendo il check-in per i signori perché loro non sono riusciti a farlo a casa e quindi io sto riuscendo. Un'altra persona che vi volevo presentare, un'altra cosa che volevo dire, era il fatto proprio il bello del viaggio di gruppo e di conoscere nuove persone, ma più che altro di integrare nuove persone nel nostro gruppo, come Milena, che poverina è traumatizzata, era tutta stressata. Dimmi un po' come ti senti. Un po' meglio. Un po' meglio? Prima come ti sentivi? Male. 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 Ansia, paura. E ora invece? Un po' meglio. Ti sei un po' rilassata. Sì. Sei pronta? No. No. E ora ci siamo fermati a Fiorenzuola d'Arda. Siamo qui al autogrill. I nostri pazienti, c'è chi è fuori, c'è chi è dentro, perché abbiamo un'ora a disposizione, quindi anche io e Igor ora andiamo a mangiare qualcosa. Andiamo. Allora, siamo proprio fortunati perché qui in questo autogrill c'è un ristorante e praticamente non stiamo mangiando panini o cose, ma stiamo mangiando proprio come al ristorante, stiamo mangiando bene. E tutti i nostri pazienti che sono venuti qui sopra con noi e stiamo mangiando la stessa cosa, quindi mangiamo bene e fino a stasera sicuramente non avremo fame. Il nome e cognome, ecco. L'età, il numero del passaporto, cioè aereo, segno che dovete scrivere così non vado da ogni e poi vieni e lo guardo, vediamo. Sì. Ok, dire come vi è sembrato il viaggio di gruppo? Per me è bello, mi sono trovata benissimo perché eravamo tutti assieme, poi ho trovato te che ti conoscevo, altre persone che conoscevo, poi fai amicizia con altri. Lei praticamente, io e Igor eravamo al bar e lei subito ci aveva conosciuto. Dalle spalle, subito. Lui diceva che aveva visto la Rosy che veniva l'8 di maggio, quindi aveva deciso perché voleva venire il 22. Sì, se no sarei venuto il 22 in compagnia, invece vabbè. Ho visto che c'erano anche loro, ho detto mi unisco al gruppo perché almeno non sei da solo. Come ti sembra di stare così in compagnia magari? Sì, è bello, dai, si socializza subito, anche se non ci sono gli amici di novembre, dai, si socializza abbastanza in fretta, siamo un gruppo. No. Benissimo, sono stata benissimo, è molto utile avere anche il conforto e le esperienze degli altri. Quindi va benissimo, avete fatto una cosa molto bella. Bellissimo, bellissimo. Poi siete super organizzati, brava tu con lui, bello. Infatti ho detto anche a mia figlia, ho detto super organizzati, giovani e bravi. Allora ragazzi, il nostro viaggio di gruppo finisce qui. È vero, siamo stanchi, ma il bello è il fatto che i nostri pazienti sono arrivati sani e poi più che altro domani mattina proseguono subito alle cure. E tutti coloro che volete partecipare al prossimo viaggio di gruppo, il prossimo viaggio di gruppo è il 22 di maggio e noi saremo sempre lì ad aspettarvi. Quindi vi dico una bella giornata, bella serata, quella che avete in questo momento del nostro video, e vi saluto a tutti. Fate un ciao in camera. Ciao a tutti. Ciao. Okay. Ciao.
Ciao.